Buongiorno. Allora, il microfono dovrebbe andare, la musica dovrebbe andare, spero che il video si veda. Sarà leggermente in ritardo perché purtroppo la connessione che ho è quella che è. Quindi speriamo di riuscire a fare qualcosa comunque di decente. Nel caso riprendiamo, rifacciamo come si può. Ecco, Ok, ha collegato anche la chat, quindi appena si collega qualcuno fatemi sapere se funziona tutto. Oggi parliamo di questo qua, che è il Bullet Wannabe di Mr. Crimi Crimi, che mi è stato inviato ormai la settimana scorsa, quindi nel corso di, penso questa settimana, non ricordo esattamente il giorno, e che ho sfogliato, ho letto la guida, e che quindi appunto sono pronta a, diciamo, recensire. Che cosa contiene il pacchetto che ho ricevuto? Contiene una guida al bullet wannabe, non al bullet journal, poi questo quaderno puntinato con delle settimane preimpostate, quindi una soluzione ibrida tra un'agenda, un bullet journal completo e diciamo un quaderno. Poi una cartolina che io inserirei tra i prodotti visto che è molto carina e un foglio di sticker. Siamo a 4 e qua internet non va. Ok, adesso va. E 2 prodotti della Stabilo, ovvero il Pen 68 della Stabilo, la brush pen nera. Ciao Marzia, si vede tutto? Ok. Abbassiamo la musica e alziamo il microfono. Si sente meglio? Altrimenti collego l'audio del computer. Qua l'audio è sempre un po' un problema. Fatemi sapere se si sente meglio. Ci sarà un ritardo incredibile tra la mia voce, cioè, tra come parlo io, la live in generale. Ok, benissimo. Allora, stavo dicendo, oggi parliamo di questo. Quaderno, guida, sticker, cartolina e la pen 68 brush nera della Stabilo e una Point 88. A livello di prodotti sono tutti di ottima qualità. Oggi parliamo di questo, vi dico se secondo me ne vale la pena, insomma, cosa ne penso, ecco. A livello di prodotti la qualità è sicuramente ottima, nel senso che tutto quanto è super curato. Vi faccio vedere brevemente il quaderno. All'esterno è una copertina soft touch con dettagli, nobilitazioni oro, diciamo, si vede un po' il foil riflettente. Poi anche la costa è decorata e anche le pagine sono decorate, perché vedete che abbiamo questa, diciamo, queste stelline e le pagine rosa che comunque, insomma, hanno un costo per chi produce queste cose. Il bullet è presente in questa versione rosa, in una versione azzurra che appunto è questo azzurro qua, perché l'ottanio è un po' il colore del brand, e in più c'è una versione che è questa qua, quindi con questa stessa copertina e il lettering. Una cosa che vi dico subito è che questo prodotto mi piace, nel senso è un bel prodotto, esteticamente parlando è un bel prodotto, però secondo me ci sono anche dei difettini che dovete tenere in considerazione se avete intenzione o di acquistarlo o di regalarlo. Quindi adesso ne parliamo. Gli sticker sono bellissimi, senza dubbio, sono forse la mia parte preferita, senza nulla togliere al quaderno, eh. Però diciamo che rientrano più nel mio gusto e nell'uso che faccio io delle cose. Anche qui c'è il foil, l'unica cosa non avrei messo tutte queste stelline, ma forse avrei messo più disegnini, perché comunque Miss Creamy Creamy è bravissima a fare i disegni, quindi qualche nuvolettina ce l'avrei messa. Ecco.
Però bellissimo, ci sono anche questi banner, dovrò vedere se ci si può scrivere sopra, essendo carta washi, penso di sì, ma con un pennarellino comunque indelebile. All'interno del pacco c'è anche questa guida, che è il Bullet Wannabe, dove ci sono dei consigli, delle indicazioni su come organizzare, diciamo, la vostra vita. E il vostro bullet journal, perché diciamo che vi dà un po' dei suggerimenti su come usare il bullet wannabe, perché questi sono gli schemi del bullet wannabe, e poi come eventualmente aggiungere dei tracker da fare voi. Infatti, buongiorno a tutti, vi faccio vedere com'è il bullet all'interno. Allora, un difettino, che secondo me è proprio una cosa minima, è questa cosa qua. Vedete che è ondulato. Questo tipo di diciamo, copertina, chiamiamola così, è di una consistenza tipo cartone, quindi con l'elastico che chiaramente deve essere rigido e robusto, si crea questa cunetta che insomma è un po' un peccato visto che la copertina è così bella, però è proprio una cosa minima. Anche dentro è decorato, quindi punti in più. Poi c'è una pagina di appunto da completare, nome, telefono, queste cose qui. E poi ci sono un po' di benvenuti. All'inizio abbiamo l'indice, la leggenda, che è uno strumento chiave del bullet journal, sono le cosiddette keys, che in teoria appunto voi dovreste compilare con colori oppure simbolini per aiutarvi nella pianificazione settimanale e giornaliera. Poi c'è questa che è una pagina degli swatches. Personalmente io non l'avrei messa qua, ma l'avrei messa in fondo. Perché? Perché se voi swatchate qualcosa e poi per caso rimane il segno, si vede qua che è una pagina che voi dovete utilizzare per l'orario, quindi forse l'avrei messa in fondo. Forse Miss Crimi Crimi l'ha messa qui perché è consapevole della grammatura del suo quaderno, che è praticamente resistente a tutto. Però diciamo che forse sarebbe stato meglio metterla in fondo, ecco. Probabilmente non scatta solo a te, ma scatta a tutti perché è la mia connessione che fa schifo questa mattina, quindi è probabile che sia una cosa diffusa. Portate pazienza. Quindi questo qui secondo me è un peccato averlo messo qui, avrei fatto due pagine e le avrei messe in fondo. Poi l'orario è molto semplice, molto diciamo libero, quindi potete riempirlo come volete. Potete metterci un orario settimanale, provvisorio e definitivo eventualmente, oppure che ne so, l'orario scolastico e l'orario di qualcos'altro, ecco. Se avete più classi per esempio potete fare così. E poi c'è il calendario a lungo termine, annuale, che nel gergo del bullet journal si chiama future log, con impostazione verticale, molto carino, molto ordinato, c'è lo spazio eventualmente per attaccare i mesi dell'anno che avete qui, quindi direi che insomma non vi si può dire niente, ci sono tutti i mesi che servono. E poi ci sono delle pagine bianche che vanno avanti da pagina 12 fino a pagina 20, perché nella 21 c'è questa riga bianca che è pensata per come copertina del mese. Voi mettete l'etichettina qua, lo sticker, e poi partite con il vostro bullet journal. No, è iniziata solo da 9 minuti. E poi ci sono le pagine tutte uguali per tutti i mesi, perché abbiamo l'impostazione mensile, poi abbiamo un tracker in cui potete segnare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cose, ok? Quindi eventualmente ginnastica, dieta, piuttosto che skin care, piuttosto che numero di passi al giorno, queste cose qui. Poi avete un altro tracker che lei per esempio fa vedere nella guida, in cui potete organizzare le spese, causale, entrate e uscite, per esempio qua ci sta, oppure può essere qualcos'altro, ecco, liberamente.
E poi qua c'è una specie di post-it, possiamo immaginarlo così, un riquadro bianco che voi potete riempire con quello che vi pare. Dopo queste due pagine mensili cominciano le settimane. Le settimane sono tutte, perché tutta l'agenda è uguale, a impostazione verticale e hanno un esercizio di lettering e un esercizio doodle. Gli esercizi di lettering non sono opera di Mischia Miclimi, ma sono opera di Hannibal Lettering, che se non la seguite vi consiglio di seguire perché è molto molto brava, mentre i doodle sono opera di Ray Ellie. Quindi tutte e due ragazze che hanno la loro pagina Instagram e diciamo hanno collaborato con questo quaderno. Ogni giorno ha il suo, ogni settimana, scusate, ha il suo esercizio di lettering diverso e il suo doodle. Vedete? Ogni cosa è appunto separata. Allora, e poi ci sono le pagine bianche. Alla fine del mese, quindi alla fine delle settimane del mese, potete aggiungere dei tracker oppure delle fotografie, insomma quello che vi pare. E poi si ricomincia. Ecco, una cosa che non mi è tanto piaciuta di questa scelta è che tutte le settimane, quindi tutte le settimane di tutto l'anno, sono uguali, hanno lo stesso tipo di impostazione. Se fosse stato un quaderno pensato per eventualmente aiutare chi vuole cominciare a fare il bullet journal e poi arrangiarsi da solo, io avrei fatto una settimana verticale, una settimana orizzontale, una settimana con un'impostazione, una settimana dell'altro, chiaramente non tutte 52 le settimane diverse perché sarebbe stato un po' impossibile, però avrei cercato un pochino di variazione in modo tale che eventualmente poi l'anno prossimo, quando avrai diciamo preso la mano col metodo del mullet e comincerai il tuo, potrai fare tesoro di tutte queste sperimentazioni ed eventualmente farti da solo anche le impostazioni. Ecco, forse avrei fatto così, però nel senso ognuno è libero di fare quello che crede. Io avrei preferito in questo modo. Stessa cosa per i mesi. Questo tipo di impostazione così vabbè, è rigida, nel senso che non è che si potesse fare altrimenti. È chiaro, questa è una soluzione ibrida tra il bullet journal e l'agenda. L'agenda è così, nel senso è sempre uguale, è rigida, non è che potete fare quello che volete su un'agenda. Quindi ha un po' in sé questo quaderno il difetto dell'agenda, ovvero la rigidità. Però io personalmente avrei eventualmente lasciato uno spaziettino, almeno in 1 o 2 mesi, per fare magari una touch door. Capite? Qua non ci sta. Qua non potete farla da touch door perché chiaramente è tutto preimpostato. Quindi se voi tagliate una pagina settimanale, tagliate a metà un giorno. Se voi tagliate la pagina mensile, vi mangiate tutti i tracker, cioè tutte le impostazioni del mese. Se eventualmente volete poi provare a fare cioè una touch door, potete farla qua, ma non ha molto senso, perché vi mangiate le pagine vuote del mese, quindi non lo so se l'avrei messa qua, non so come si poteva aggiustare questo problema, forse era impossibile, perché avrebbe costretto le persone a scegliere un mese in cui fare la Dutch Door, però diciamo che secondo me questo non è un quaderno che ha come target le persone che vogliono imparare a fare il bullet journal. È un quaderno che ha come target qualcuno che vorrebbe fare bullet journal, ma che per problemi di tempo o eventualmente siccome non pensa di esserne capace, non farà mai bullet journal, perché diciamo che è una soluzione ibrida ma costante, nel senso che voi l'anno prossimo o vi comprate un'altra agenda o vi comprate la nuova versione di questo, ecco. Oppure il bullet journal, ma non è una cosa che il primo anno imparate il metodo bullet così e poi l'anno prossimo evolvete, ecco, andate da soli, non è una cosa del genere, ecco, non è una guida per imparare a fare bullet journal, è semplicemente un ibrido. È molto carino, nel senso che è tutto molto studiato, tutto molto sciccoso.
Ringrazio Giada Graglia che si è appena unita ai follower. È tutto molto sciccoso, tutto molto bello, però diciamo che non è, non dovete considerarlo un manuale. Questo è un peccato perché secondo me sarebbe stato carino eventualmente pensarlo in questo modo. Non lo so, ecco. Alla fine dei vari mesi, ecco, ci sono dei doodle e delle scrittine. C'è la parte di lettering e la parte di doodle. Qui purtroppo ho notato un errorino di stampa, ve lo segnalo qua. Questa busta, come vedete, è leggermente spostata un po' troppo, cioè non è al centro, e questi, diciamo, tre pallini, che voi non vedete perché è impossibile, però sono qua e sono qua, dovrebbero essere qua, perché sono quelli delle tazzine, cioè dei bicchieri che fanno cin cin, capito? Quindi purtroppo questo qui è evidentemente un errorino. Non so se c'è soltanto nel mio o c'è in tutti, però mi rendo anche conto che era difficile da notare, nel senso che quando mi è arrivato il bullet journal era imballato nella plastica, quindi non si è potuto controllare questa cosa, e poi effettivamente è difficile notarla a colpo d'occhio, però sono qua per dirvela, ecco. A parte questo, poi non ci sono altri problemi. I difetti secondo me sono pochi, nel senso, a parte questo che è un errorino, diciamo che a livello di design, di struttura è sicuramente molto ben pensato, molto bello a livello estetico. Un errore che secondo me mi si è portata dietro dal suo manuale di lettering è questo. Nel monoline si può usare una struttura così piccolina, mentre per il lettering è difficilissimo scrivere in una rigatura del genere, è troppo piccolo secondo me, soprattutto per una persona che ha bisogno di questa rigatura e che quindi sta imparando. Quindi avrei fatto eventualmente meno parole o più pagine dedicate alle parole, ma avrei fatto le righe più grandi. Anche perché lei vende questo kit in cui ci sono dentro due materiali per scrivere. C'è la brush pen della Stabilo e c'è il fineliner. Il fineliner va benissimo per tutto, quindi se voi scrivete in fineliner montagna seguendo le righe, ci state. Ma voi non potete usare questa brush pen per fare questi lettering, perché è troppo grande, cioè anche se siete bravissimi, anche se fate lettering da una vita, non ce la fate, non ci sta materialmente. Io, che non sono proprio una principiante, non ce la faccio a scrivere qua così, capito? Quindi secondo me o avrebbe dovuto mettere una brush pen più sottile, oppure avrebbe dovuto fare gli spazi un po' più grandi, perché effettivamente diciamo che non stanno insieme. Visto che lei stessa mette una brush pen, forse sarebbe stato più giusto metterne una che si poteva utilizzare anche qui, capito? Solo questo. Poi per il resto è un ottimo prodotto, un peccato che non ci sia la tasca, ma io non la uso quasi mai, quindi per me non è essenziale, ecco. Molto bello il segnapagina, perché ha un bel colore ed è anche rigido, cioè nel senso rigido, è un cordino bello robusto, quindi mi piace molto e direi che nel complesso è un bel prodotto, non è il prodotto adatto a me, nel senso che io non me lo sarei comprata, non perché sia brutto, non perché non mi piaccia, ma perché io faccio bullet journal, diciamo, a 360 gradi, quindi per me sarebbe stata una soluzione ibrida, un po' troppo ibrida, diciamo, ecco. Quindi siccome a me piace cambiare, le settimane tutte uguali non mi avrebbero appunto soddisfatta al 100%. I prodotti che lei mette insieme, perché questa è una collaborazione con Stabilo e c'è scritto chiaramente un po' dappertutto, lo trovate in tutti i fogli che vi arrivano insieme al quaderno, perché ci sono all'interno la Point 88 e la Brush Pen 68. Lei ha fatto un altro kit in collaborazione con Stabilo in cui, oltre al bullet, quindi questi materiali, c'è anche uno zaino rosa di cui mi sfugge il prezzo sinceramente. E poi c'è anche
un piccolo kit di evidenziatori composto dagli swing cool dei colori che si abbinano alla sua illustrazione, quindi arancio, rosa e poi penso blu, e c'è un altro colore celeste forse, non sono sicurissima, però c'è tutto abbinato, ecco, molto molto curato. La nota più dolente forse è tutto molto fantastico, tutto molto bello, ma come mi è stato detto da tante persone che quando ho aperto il pacco appunto hanno commentato le stories, è un po' costosino. In effetti il totale di tutte queste cose è 40 euro, 40 euro per un quaderno, due penne, un foglio di sticker e la mini guida. Il fatto che ci sia la guida secondo me spiega un po' il prezzo, perché comunque è un prodotto completo, studiato, però insomma, voi trovate agende a meno di 40 euro e trovate anche quaderni vuoti con cui fare il bullet journal a meno di 40 euro, quindi secondo me dovreste valutare il prezzo in relazione ai vantaggi che ha questo quaderno e poi fare la vostra scelta. Se per voi 40 euro sono troppi, perché poi ognuno ha i suoi metri di giudizio, secondo me la scelta migliore sarebbe o un'agenda completamente impostata oppure un bullet journal completamente da impostare, e poi fare degli schemi, delle strutture interne, per esempio quelle della settimana, molto semplici. È vero che portano via un po' di tempo, ma per fare i riquadri ci vogliono 10 minuti una volta alla settimana, quindi penso che sia qualcosa di gestibile. Eventualmente difficilmente troverete un bullet journal con la copertina così bella, questo è un dato di fatto, perché di bullet con la copertina decorata ce ne sono molto pochi e quelli che ci sono non hanno una copertina così bella, quindi sicuramente quando spendete 40 euro li spendete su un bullet journal che ha una grammatura di 140, se non sbaglio 120 o 140, con una bellissima copertina soft touch con nobilitazione, con tutti questi dettagli e con degli sticker che sono studiati, perché voi avete uno sticker per il future log e uno sticker per ogni mese, con le vostre due penne, anche se diciamo che questa non è proprio comoda da utilizzare, però c'è comunque. E poi tutto il packaging di Miss Creamy Creamy, che è bellissimo, vi arriva tutto in una scatola bella rigida che potete riutilizzare, con il ripieno, diciamo, l'antiurto che è ecologico, tutto molto curato. E poi dovete tenere conto che tutti i prodotti venduti da influencer, diciamo, hanno anche da piccole entità, diciamo, da singoli, da privati quasi, come può essere Miss Creamy Creamy, che non è un'azienda super gigante, ecco, hanno questo costo anche perché si tratta comunque di piccole realtà, quindi hanno un sacco di costi di gestione che le grandi aziende riescono ad ammortizzare con tante vendite, ecco. Per cui sicuramente il prezzo non è inventato, ecco, non è che se ne approfitta, però so che insomma qualcuno di voi mi ha appunto fatto notare che forse 40 euro sono un po' troppi, questa è la mia risposta, nel senso che bisognerà valutare la... la cosa. Bene, allora oggi interrompiamo qua perché purtroppo mi rendo conto che la connessione non è al massimo. Vi avviso che oggi pomeriggio girerò un video, se riesco, per YouTube, in cui realizzerò il mio spread per del bullet journal per ottobre. Farò copertina, mese e prima settimana, mentre poi le successive settimane le faremo in live durante questa, durante le settimane di ottobre, nella speranza che la connessione sia meglio di quella di oggi. Per qualsiasi domanda su questo prodotto scrivetemi in direct, rimango in attesa delle vostre perplessità e vi auguro una buona domenica. Il tema del mio bullet journal di ottobre sarà una storia dell'arte, diciamo, ma un po' più macabra, perché ho cercato di fare un mix tra storia dell'arte e Halloween, per cui insomma parleremo di temi un po' strani, ecco, insomma, un po' di Halloween ma in storia dell'arte, vedremo.
ho scelto qualche quadro, qualche opera un po' particolare. Niente di troppo inquietante comunque. E niente, quindi ci vediamo su YouTube, si spera al più presto. Vedo quando riesco a montarlo e ci vediamo su Instagram. Lunedì pubblicherò un nuovo post. E niente, basta. Vi ho detto tutto quello che volevo dirvi sul Bullet Wannabe. Mi spiace per la connessione, eventualmente poi farò delle storie per ripetere alcune delle cose che sono state dette. E cercherò una funzione per questo bellissimo quaderno, perché effettivamente questa copertina è veramente speciale, su questo non ci sono dubbi. Fatemi sapere se qualcuno di voi lo ha comprato, qualcuno mi aveva già detto di sì, Laura se non sbaglio, se qualcuno di voi lo comprerà, se qualcuno ha altri prodotti di Miss Creamy Creamy, come si è trovato. Io ho soltanto i due manuali di lettering. E basta, vado via perché tanto la connessione non va, quindi spero che si sia capito qualcosa. Vi saluto e buona domenica. Ciao ciao ciao.